AIB è presente un po' in tutto il mondo, ma per parlare di sostenibilità non potevamo che venire qui in Danimarca, dove tra l'altro si trova proprio un'azienda del nostro gruppo. Da Copenaghen, città simbolo quando si parla di avanguardia dell'ecologia e del saper vivere in armonia con la natura, vi racconteremo la nostra storia. Siamo diventati green quando ancora l'idea del green non era così diffusa. 35 anni fa ci presentavamo come Ecology Team. E risale al 2012 la presentazione all'Enoforum in Portogallo di una tecnologia sostenibile, frutto di anni di studi e di ricerche. Oggi siamo qui per raccontarvi cosa possiamo fare da subito per l'ambiente, per la natura e per l'uomo. Ma quali sono i concetti chiave su cui fondiamo la nostra anima green in AIB? Tecnologie per il risparmio di energia e di acqua, biotecnologie per aumentare la qualità del vino nel tempo e assicurare un prodotto salubre, di facile consumo in linea con le richieste del mercato. Tutte quelle applicazioni tecnologiche rivolte a ridurre la solforosa nei vini, sviluppo di prodotti a chilometro zero, naturali e dove possibile certificati biologici. Sviluppo di soluzioni per migliorare l'aspetto green e la messa in commercio del prodotto. In quattro parole, enologia mirata e preventiva. Ma entriamo adesso nel dettaglio. Da oltre 60 anni le nostre competenze aumentano la qualità dei prodotti e delle soluzioni, intervenendo sul processo di trasformazione dell'uva nel vino. Ed è proprio sul processo che investiamo per mettere a punto tecnologie e pratiche sempre più di frontiera che migliorano l'efficienza e la qualità del risultato, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Sono tre i grandi benefici che riusciamo ad ottenere. Risparmio energetico, risparmio idrico, un vino stabile nel tempo e più salubre, allineato alle emergenti sensibilità di un consumo consapevole. Una delle applicazioni dove si ha un significativo risparmio di energia è la flottazione discontinua dei mosti. È infatti grazie all'iFlot, attrezzatura unica nel suo genere, che è possibile ridurre le frigorie utilizzate per raffreddare il mosto. Il suo funzionamento si basa sull'uso degli enzimi, che per definizione sono catalizzatori specifici di reazioni e trovano impiego sia nella flottazione discontinua che nella chiarifica statica. Inoltre gli enzimi agiscono accelerando altri processi, come ad esempio l'estrazione aromatica e della materia colorante, riducendo quindi i costi energetici. Parliamo ora del risparmio idrico e per farlo parliamo della detergenza, condizio sine qua non per avere vini di qualità. Ottimizzare la detergenza significa velocizzarla, velocizzarla significa risparmiare acqua. Ad oggi possiamo affermare che grazie a protocolli specifici definiti insieme alle cantine è possibile ottenere un risparmio idrico che arriva fino al 50%. Questo risparmio passa attraverso l'impiego di detergenti complessi, formulati, addizionati con agenti bagnanti e inibitori ionici della durezza dell'acqua, biodegradabili oltre il 95%. Rispetto ai prodotti puri come la soda e la potassa, che necessitano di grandi quantità di acqua, i detergenti complessi comportano un risparmio idrico sia in fase di lavaggio che in fase di risciacquo, in quanto vengono utilizzati a concentrazioni inferiori. Inoltre non serve acqua calda per utilizzare questi formulati, ciò comporta un dispendio minore di energia utilizzata per la detergenza. Questo significa che la chimica, se ben formulata e utilizzata, è amica della sostenibilità e dell'ecologia. In un contesto di igiene ottimale si colloca l'impiego di coadiuvanti naturali fondamentali per gestire il potere ossidroduttivo del vino. È dagli anni 90 che AIB attinge dalla natura per creare tannini per l'affinamento e la stabilizzazione del colore. Possiamo quindi affermare che si tratta di un processo che dalla natura nasce e alla natura ritorna. Partiamo anche dalla natura per selezionare lieviti e batteri specifici che non producono ammine biogene e altri composti nocivi per la salute umana. Questi microrganismi selezionati rispondono pienamente al concetto di salubrità del vino, contribuendo a ridurre il tenore solforoso nel vino.